Grande timore di ogni tifoso è quello che i propri top player debbano essere ceduti per ragioni di bilancio. Una situazione che logicamente non fa piacere, ma che per le stringenti regole finanziarie, certe volte diventa un obbligo. In casa rossonera si ricordano bene della vicenda Tonali, con il centrocampista italiano che è stato sacrificato sull'altare del bilancio di fronte ad una cospicua offerta da parte del Newcastle. Allora il Milan non poté fare altro che ingoiare il boccone amaro ed accettare il trasferimento. In cambio logicamente di una cifra consistente. Un pericolo che però ad oggi sembrerebbe non essere più così concreto. Milan, le parole del CFO, bilancio sano e nessuna necessità di vendere. La cessione di Tonali, come riporta milannews.it che ha visionato i bilanci pubblici del Milan, ha fruttato ai rossoneri una plusvalenza monstre di quasi 50 milioni. Una cifra importante che ha consentito ai rossoneri di far respirare il bilancio. Ad oggi però il Milan non avrebbe questa necessità. Abbiamo possibilità di scegliere. Le parole del CFO rossonero Stefano Cocirio, nel club rossonero ormai dal 2018. Con i bilanci che abbiamo non abbiamo necessità di vendere, le cessioni sono nostre scelte in base alle opportunità di mercato. Una notizia che certamente farà piacere ai tifosi, i quali scongiurano così il rischio di vedere i loro beniamini andare via a causa di problemi di bilancio. Naturalmente sarà poi da vedere come il reparto mercato implementerà queste nuove linee guida all'atto pratico. A partire già dal mercato di riparazione di questa stagione.